prima volta vediamo un bel cinturino a bordo di uno smartwatch di provenienza cinese. Oggi parliamo del Molibao A8, un dispositivo con cassa rettangolare, cinturino in vera pelle dalle performance davvero promettenti. Scopriamolo all'interno della nostra recensione. Eccola quindi la confezione di vendita dello smartwatch di casa Molibao. Nello specifico parliamo del Molibao A8, di cui effettuiamo un veloce unboxing per vedere cosa contiene la confezione. Innanzitutto troviamo qui lo smartwatch nella parte superiore della confezione stessa, mentre nella parte inferiore troviamo il caricatore che consiste in questa base di ricarica magnetica, per l'appunto, che per la prima volta presenta anche questi due incastri molto molto comodi che ci permettono di andare a ricaricare il dispositivo inserendolo in questo modo e mantenendo anche la base ben salda sul device, quindi senza stare lì come altri smartwatch che abbiamo già visto a fare attenzione, insomma, che non si stacchi mentre lo andiamo a caricare o a spostare magari da una presa all'altra. Sempre nella confezione di vendita troviamo poi il cavo USB, micro USB da utilizzare per la basetta di cui vi ho appena fatto vedere il funzionamento, e si può utilizzare anche sia collegato al computer con una presa USB classica oppure ad un alimentatore da parete, di cui consigliamo sempre di utilizzare un alimentatore con un voltaggio non superiore appunto a 1 ampere, anche per non rischiare di rovinare la batteria, perché essendo unità di piccolo amperaggio queste batterie necessitano di caricatori con un amperaggio non molto alto. Parlando invece del Molibao A8, abbiamo per la prima volta un dispositivo con un cinturino davvero molto ben realizzato, che anche se andiamo a fare questi movimenti non va ad accentuare grinze di alcun tipo, per cui sta ad significare che il cinturino è di buona qualità. Tra l'altro può essere anche una questione soggettiva di gusto personale, il dispositivo può essere, il cinturino qui installato può essere sostituito, essendo il Molibao 8 dotato di un plug standard che quindi consente anche la sostituzione molto semplice dei cinturini per poter magari installare qualcuno diciamo un gusto decisamente diverso da questa sorta di pelle di coccodrillo che abbiamo integrato proprio sul Molibao A8. Andando a dare uno sguardo più da vicino al dispositivo, possiamo notare che sul lato sinistro della cassa è presente lo speaker principale, qui invece il microfono di sistema. Nella parte destra invece è presente la camera da 2 megapixel, pensate un po', in grado di registrare video e scattare anche fotografie, anche se con risoluzione molto bassa. Il pulsante di accensione, blocco e spegnimento, che ci permette anche di risvegliare il dispositivo qualora sia ancora a schermo spento. Qui logicamente troviamo il display, che è un'unità da 1.54 pollici, una risoluzione 240x240 pixel, un display con matrice, un pannello di matrice IPS su questo Molibao A8, logicamente touchscreen, che ci permette poi di andare a regolarci con tutte quante le altre impostazioni presenti sul dispositivo. Nella parte posteriore invece troviamo questa classica rifinitura, insomma, del dispositivo, che si presenta con i 4 pin magnetici per la ricarica, che vi ho fatto vedere pochi istanti fa come funziona, e poi qui nella parte centrale abbiamo il classico sensore per il conteggio, insomma il calcolo delle pulsazioni cardiache. Ma andiamo a vedere più da vicino il device come funziona. Questa è la watch face iniziale. Spostandoci con uno swipe verso destra è possibile poi accedere a tutte quelle che sono le classiche funzioni presenti sul dispositivo. Quindi partiamo dalla prima schermata, che è quella che ci permette di interagire con il nostro smartphone. Noi abbiamo collegato qui un Redmi Note 3 tramite la classica connettività Bluetooth. Anche senza applicazione il dispositivo funziona alla perfezione, e poi si può decidere tuttavia di installare applicazioni come Fundo Companion o Fundo Smartwatch, che ci permettono una di collegare lo smartwatch e di abilitare poi le notifiche, la ricezione di tutte le notifiche delle varie applicazioni sullo smartwatch. L'altra ci permette di monitorare invece i dati relativi al fitness che il dispositivo riesce a raccogliere, e poi lo vedremo fra qualche istante. Vi dicevo, la classica possibilità di interagire nella rubrica telefonica, il dialer per comporre chiamate direttamente dal tastierino presente qui sul
sul dispositivo in questo modo. Vediamo, facciamo una chiamata al 100, 133, Bluetooth non connesso in questo caso. Vi faccio vedere anche la fase di associazione tramite Bluetooth, quanto è rapida. Abilitiamo il Bluetooth sia sull'uno che sull'altro dispositivo. In questo caso non si è riuscito a connettere perché avevo il Bluetooth disconnesso sul Redmi 3. Fase di connessione che è durata veramente pochissimo. Ci siamo già connessi, vedete qui la ricezione delle notifiche. Chiamata al 133, come vi dicevo, parte automaticamente la chiamata sul nostro dispositivo e poi tramite lo smartphone si può... Vi faccio ascoltare intanto. Il consumo delle tue soglie e ricaricare, digita 1. Per proseguire sul 133, digita 2. Vi dicevo, tramite lo smartphone è poi possibile decidere da quale sorgente audio voler riprodurre questa chiamata, per cui lo smartwatch può sia avviare la telefonata, che ovviamente avrà priorità sullo smartwatch, per cui la sentirete e risponderete tramite il microfono presente sul Molibao A8, mentre poi sullo smartphone, qualora voi vogliate effettuare la chiamata tramite il semplice smartphone, potrete decidere se dare priorità allo smartwatch oppure magari ad un auricolare via cavo oppure semplicemente dalla capsula auricolare. Abbiamo poi qui nelle varie funzioni che stavamo andando a scoprire insieme la classica possibilità di interagire con il registro delle chiamate, gli SMS, classica gestione per cui software proprietario che cambiano, in cui sono state modificate solamente le icone, ma sostanzialmente le applicazioni sono praticamente sempre le stesse che abbiamo già visto nelle centinaia di smartwatch di cui vi abbiamo parlato, musica Bluetooth che interagisce con la libreria musicale presente sullo smartphone e di conseguenza ne avvia la riproduzione sullo smartwatch stesso. Acquisizione remota che ci permette tramite apposite applicazioni di avviare la fotocamera dello smartphone e di scattare fotografie proprio dallo smartphone e non interagire con la camera presente sul dispositivo. Connessione Bluetooth avvia ovviamente la connessione con lo smartphone. Manager di file ci permette di entrare all'interno della memoria del nostro smartwatch e di interagire con quelli che sono le fotografie, i video che abbiamo scattato e ripreso con questo dispositivo e anche le note vocali che abbiamo registrato sempre con il device. Il pedometro invece è una delle applicazioni che è praticamente standard su tutti quanti i dispositivi di provenienza cinese, per cui abbiamo la possibilità di avviare il conteggio, che però sarà sempre ed esclusivamente con un conteggio avviato manualmente, per cui se avrete il dispositivo indossato al polso dovrete sempre ricordarvi di attivare manualmente il pedometro, perché altrimenti il calcolo non verrà effettuato. Il monitor del sonno, stesso discorso, bisogna avviarlo manualmente e disattivarlo al momento del risveglio. Promemoria del tempo in cui siamo seduti, che ci avvisa che ogni mezz'ora, ogni 60-90 minuti possiamo ricevere una notifica sullo smartwatch, in modo da ricordarci insomma di fare un po' di attività fisica, soprattutto per chi conduce una vita molto sedentaria. Frequenza cardiaca, vi dicevo, è presente il sensore nella parte posteriore del dispositivo. La rilevazione della frequenza è con tempistiche nella media, in questo caso bisognerà indossarlo per fa sì che la misurazione avvenga con successo, e rispetto a quello che riesce a fare la Mi Band 1S con il nuovo sensore di cui vi abbiamo anche parlato nella nostra recensione, le pulsazioni cardiache risultano essere leggermente sovrastimate, così come il calcolo dei passi, che è leggermente sovrastimato rispetto alla Mi Band 1S. Logicamente non si sa quale dei due sia più affidabile, ma Mi Band 1S è più testata a fondo, e sicuramente anche come in questo caso la frequenza pari a 54 bpm nel mio caso è praticamente un valore impossibile, per cui non molto affidabile nel lato fitness. Abbiamo poi la possibilità di registrare note vocali, la qualità come sempre è molto bassa. Visualizzare le immagini che poi abbiamo scattato sfruttando la fotocamera del dispositivo stesso, logicamente poi possiamo scattare altre fotografie, vedete, interagire con l'applicazione macchina fotografica. In questo caso, vedete, andiamo a scattare una fotografia e vedete, in questo caso vedremo la nostra videocamera mentre stiamo registrando questa recensione, per cui una fotocamera che comunque nelle emergenze potrebbe anche risultare comoda, ma comunque con una qualità sempre relativamente bassa. Tra l'altro, se connettiamo il dispositivo al computer si può poi andare a scaricare le fotografie e i video che abbiamo registrato, anche se con una qualità, vi ripeto, sempre molto bassa. Video player ci permette invece di riprodurre i video registrati, codice bidimensionale, l'applicazione ci
fa scannerizzare il codice QR per poi scaricare le applicazioni dedicate allo smartwatch. Cronometro, calcolatrice e sono le classiche funzioni che abbiamo visto su migliaia di smartwatch. Nelle impostazioni poi vi è la possibilità di regolare quelle che sono le impostazioni del Bluetooth, l'orologio, il suono, il volume. Nulla di diverso, logicamente il dispositivo è disponibile anche nella lingua italiana, per cui non ci sono problemi anche nel nostro paese. In ogni caso vi rimando anche alla nostra recensione completa. E la batteria, dimenticavo di dirvi, una batteria da 320 mAh si riesce a concludere la giornata di utilizzo medio intenso, per cui non avrete problemi anche se collegate lo smartphone al vostro Molibao A8, a patto che ovviamente lo smartphone in vostro possesso vi consenta di arrivare fino a sera sempre col Bluetooth attivo. Vi rimando alla nostra recensione completa, di cui trovate anche il link qui in basso in descrizione. Un saluto da Nicola per gizchina.it.